Allora, da un lato c'è il Papa Francesco e dall'altro lato, su questi temi, e quindi l'incarcerazione dei vulnerabili, il rapporto fra penalità e immigrazione, la carcerazione preventiva, la tortura, l'ergastolo e la pena di morte, qual è se nell'agenda politica peserà, potrà pesare, in un'agenda politica molto complicata, dove dopodomani diventa presidente degli Stati Uniti, tra tre giorni, si insedia la Casa Bianca Donald Trump, dopo che oggi Obama, ieri Obama ha fatto gli ulteriori 292 grazie per detenuti che hanno commesso reati in violazione della legge sulle droghe americane senza aver commesso reati di sangue, e sembra che sia l'unico che risponda a Papa Francesco su scala globale, perché non c'è traccia di una via più dolce, almeno oggi, neanche in Europa, e quindi capire se questo discorso, come farlo uscire dall'oblio per cercare di influenzare le agende politiche dei decisori dei prossimi mesi. Stefano Anastasia. Grazie. Allora, io devo ovviamente, prima ancora che ringraziare di essere stato chiamato a parlare qui di questo libro, devo ringraziare di essere stato invitato a scrivere su questo libro, nel senso che e credo che sia stata un'occasione veramente importante per tutti noi, per chi ha avuto la possibilità di scrivere qualche considerazione sul testo di Papa Francesco, sia per chi avrà o ha avuto la possibilità di leggerlo, di rileggerlo, diciamo, in qualche modo di rifletterci su, perché condivido assolutamente con i curatori la valutazione della rilevanza di questo discorso, appunto non semplicemente, come diceva un attimo fa Patrizio Gonnella, un discorso che riprende, come dire, il tema che è sempre stato ovviamente un tema del Magistero della Chiesa e dell'impegno anche dei predecessori di Papa Bergoglio, e quello quindi in qualche modo dell'appello alla clemenza, e oppure d'altra parte il rinnovo alla esortazione della opera misericordiosa di visitare i carcerati, che sono le cose su cui si è mossa, diciamo, non solo diciamo si sono mosse non solo le gerarchie ecclesiastiche, ma tanta parte del mondo cattolico che, come sappiamo noi che frequentiamo, diciamo, le patrie galere, costituisce gran parte poi dell'opera che effettivamente dentro le carceri viene fatta. Ed è stato ovviamente, diciamo, anche questo in passato un impegno molto importante della Chiesa in tutte le sue articolazioni, di cui anche evidentemente non solo, come dire, le persone detenute che sono state visitate, ma anche, diciamo, i laici e i non credenti che partecipano di questo orientamento politico-culturale, evidentemente devono essere grati alla Chiesa. Ma qui c'è appunto un passo in più in questo testo, oltre appunto l'appello alla clemenza e il rinnovo dell'esortazione a visitare i carcerati. Il passo in più appunto è un passo, come ha detto Patrizio poco fa, un passo dal sapore squisitamente politico. Perché è del tutto evidente nel testo del Pontefice, è del tutto evidente, anzi forma un titolo di una parte del testo, la preoccupazione per quelli che vengono chiamati sistemi penali fuori controllo. Questo è, diciamo così, il punto di partenza. Quindi il punto di partenza non è semplicemente fare i conti con la dimensione tragica della punizione,
e cioè il fatto che per rispondere a comportamenti antisociali si deve mettere in opera un'azione che può essere a sua volta, diciamo, un'azione violenta o lesiva di diritti fondamentali della persona, e in questo c'è ovviamente la dimensione tragica della pena, di qualsiasi pena, diciamo così, nella misura in cui qualsiasi pena ha una dimensione anche di, come dire, di contrappasso, chiamiamolo così, no? Ecco. Quindi non c'è solo questo, e quindi il fatto che di fronte a questa dimensione tragica bisogna farsi carico, no? Della sofferenza che viene inflitta in nome collettivo. Ma appunto oltre questo c'è anche la consapevolezza di sistemi penali che ormai sono fuori controllo. Questo mi sembra, diciamo così, il punto di partenza di questo discorso, e da questo punto di vista un punto di partenza molto, diciamo così, molto politico e molto rilevante. E questo punto di partenza il pontefice lo colloca, diciamo, lo situa attraverso due premesse che chiama di natura sociologica, no? Legate appunto a come in qualche modo i sistemi penali sono andati, vanno fuori controllo. Le premesse di natura sociologica sono riferite, diciamo, da una parte alla incitazione alla vendetta, presente dentro le nostre società, incitazione alla vendetta che ovviamente, giustamente, il Papa, diciamo, si fa risalire in qualche modo in una dimensione antropologica al modo di essere delle collettività umane, e quindi alla costruzione, diciamo, del capro espiatorio come rito sacrificale delle comunità e delle collettività, no? Ma appunto questa cosa, diciamo, la collega invece a un fenomeno, un percorso e una situazione, se volete, nuova, che è quella del cosiddetto populismo penale. Ora, diciamo, come tutti sapete, ormai di populismo si parla tanto, forse troppo, diciamo, nei nostri contesti, eppure, diciamo, il cambiamento è un cambiamento rilevante che bisogna, diciamo, in qualche modo possedere e comprendere. Esiste ormai anche a livello scientifico una letteratura sul populismo penale, sui suoi elementi costitutivi, diciamo così, nelle democrazie avanzate, e poi vengo al punto perché il problema sono esattamente le democrazie avanzate, e cioè il fatto che queste forme di populismo penale si reggono su alcuni punti fermi, alcuni capisaldi. Dal tentativo di in qualche modo rimuovere le dimensioni di fatto della conflittualità sociale interindividuale, quella che viene chiamata dagli studiosi la destatisticalizzazione dei fenomeni criminali, no? Per cui, come sapete, nel discorso pubblico si parla della percezione della sicurezza, non si può parlare, diciamo così, della vittimizzazione reale o registrata, perché se no in questo paese dovremmo dire che siamo in uno dei paesi migliori del mondo, diciamo così, e dovremmo essere tutti felici e camminare tranquilli per queste strade, perché non solo perché i reati violenti sono una percentuale bassissima rispetto ad altri contesti nazionali, ma perché si sono enormemente abbassati negli ultimi 10, 15 o 20 anni. Quindi viviamo in una condizione di sicurezza che, se ci fossero dei parametri, se l'ancorassimo a dei parametri oggettivi, diciamo, sarebbe una situazione appunto come non ce n'è stata, diciamo, nel recente passato. E quindi, diciamo, sì, il discorso del populismo penale si basa sulla rimozione di questi dati, diciamo, di fatto oggettivabili, no? E si basa poi sulla amplificazione dei fenomeni di devianza, come sappiamo perfettamente anche dalle cronache degli ultimi giorni, e dalla centralità che hanno assunto le vittime dentro il discorso pubblico,
anche contro la loro stessa volontà, come elementi appunto di contrapposizione nei confronti dei fattori di turbamento dell'ordine pubblico e dell'equilibrio sociale. E quindi il populismo penale, di cui parla molto puntualmente appunto Papa Bergoglio, che dice appunto non si cercano soltanto capri espiatori, come diciamo tradizionalmente diciamo è proprio delle comunità umane, no? Ma c'è la tendenza a costruire deliberatamente dei nemici, figure stereotipate che appunto assumano queste caratteristiche minacciose. E dice, scrive Papa Francesco, i meccanismi di formazione di queste immagini minacciose sono i medesimi che a suo tempo permisero l'espansione delle idee razziste. E questo è un altro elemento, diciamo così, che dobbiamo tenere bene a mente, diciamo, per capire i confini, se confini ci sono, tra la dimensione penale e la dimensione più in generale della convivenza dentro le nostre società, e sono argomenti e temi di discussione attualissimi. Il problema, appunto, il punto che secondo me individua Papa Francesco è esattamente che il populismo penale è la dimensione propria del capro espiatorio all'interno dei sistemi democratici avanzati. È la congiunzione tra la storia, diciamo così, e la tradizione sacrificale e, diciamo così, la tradizione democratica. Per cui, appunto, è, diciamo così, la stessa mobilitazione democratica che viene orientata, si orienta, anzi il discorso pubblico si orienta a fini democratici, proprio per, diciamo così, acquisizione e gestione del consenso, si orienta sull'individuazione del nemico e del capro espiatorio. E allora, appunto, di fronte a questa situazione, a questi sistemi penali che vanno fuori controllo per queste ragioni, Papa Bergoglio appunto ci riafferma il primato della vita e della dignità umana, no? Ne scrive proprio Marco Ruotolo tra i testi del libro. Il primato della vita e della dignità umana che si manifesta evidentemente tanto nella tutela penale, c'è cioè una parte di questo discorso che si concentra su alcuni grandi crimini contro l'umanità e contro la collettività, dai crimini di corruzione ai crimini di tratta delle persone, di riduzione in schiavitù, diciamo, no? E quindi il primato della vita umana è, diciamo, sì, un primato che fonda la legittimazione dell'intervento penale in determinati ambiti, ma nello stesso modo quel primato della vita umana appunto fonda la ragione della tutela dagli abusi del diritto penale, di chi agisce in nome del diritto penale, di chi invoca il diritto penale. E qui c'è appunto il testo di Bergoglio passa in esame tutta una serie di questioni, la pena di morte di cui si diceva, su cui c'è un passo in avanti molto significativo, che giustamente sottolinea Antonio Marchesi nel suo contributo, un passo in avanti molto significativo rispetto al catechismo della Chiesa Cattolica e alle precedenti affermazioni di Giovanni Paolo II, o meglio, diciamo sì, ovviamente con la cautela che si deve, diciamo, ai pontefici. Bergoglio si iscrive, diciamo sì, in una tradizione, dice che prosegue, diciamo, un'opera di Giovanni Paolo II, ma qui c'è un passo in più, perché qui c'è un rifiuto totale e assoluto della pena di morte che nel catechismo della Chiesa Cattolica non c'è. E questo è un passo molto importante. Ci sono le riflessioni sull'ergastolo e la tortura, che è importante ricordare, sono stati i primi atti di Bergoglio capo di Stato della Città del Vaticano, perché nella Città del Vaticano Bergoglio ha cancellato l'ergastolo e ha previsto la punizione della tortura. E poi ci sono appunto le ulteriori riflessioni sulle condizioni di detenzione, sulla stessa, diciamo, quella che noi chiameremmo, diciamo, la custodia cautelare, insomma la carcerazione senza condanna, di cui scrive proprio il presidente Flick. Quindi la dignità della vita umana passa appunto
attraverso la cautela in pena. Questo è, diciamo così, poi il principio pratico che evidentemente devo orientare e a cui, diciamo così, no? Sollecita i giuristi il discorso del Papa. E appunto in questo, diciamo, quadro, in un'idea della dignità e della vita umana come elemento di valutazione tanto nella tutela penale quanto nella tutela dagli abusi del diritto penale, io leggo, è del tutto evidente, diciamo, ed è evidentemente anche la ragione dell'interesse di due attivisti e studiosi laici come Gonnella e Ruotolo, c'è l'incrocio fra la cultura della Chiesa cattolica e l'idea del diritto penale minimo e le teorie del garantismo penale. Sta lì, diciamo, quindi l'incontro, diciamo sì, tra in qualche modo filoni, tradizioni e tradizioni di pensiero. Detto questo, voglio chiudere per non prendere, diciamo così, troppo tempo. Appunto, io l'importanza di questo lavoro sta nel fatto certamente che è un discorso rivolto esplicitamente ai giuristi, perché Bergoglio aveva davanti, diciamo, l'Associazione Internazionale degli Studiosi di Diritto Penale, e si rivolge ai giuristi invocando il principio della cautela in pena, in qualche modo sollecitando, diciamo, sia far valere i principi contro il populismo penale. Però, come giustamente nota proprio Carmelo Musumeci nel suo contributo sull'ergastolo, il pontefice dice contro la pena di morte, contro l'ergastolo, che è appunto una pena di morte nascosta, così la chiama, si devono mobilitare tutti i giuristi e le persone di buona volontà. Ecco, allora io credo che lo sforzo di far conoscere, diciamo sì, questo testo dentro e fuori la Chiesa, tra le persone interessate tra le persone di cultura in senso lato, attenga esattamente a questa missione, diciamo così, di un lavoro di questo genere, cioè di riflessioni che si rivolgono certamente ai tecnici, certamente alle persone che hanno gli strumenti e finanche i poteri per agire in determinate situazioni, ma se tutto questo si regge su quelle due premesse di ordine sociologico, e cioè su quella incitazione alla vendetta, su quell'uso, diciamo, populistico della giustizia penale, è chiaro che questo discorso deve rivolgersi più ampiamente agli uomini e alle donne di buona volontà, come diceva Papa Giovanni. E allora, diciamo così, è questo, credo, il senso di un lavoro di questo genere: far conoscere un discorso che ci può aiutare, diciamo, a costruire, se non altro, un contesto culturale di riferimento diverso da quello che c'è abituale, e quindi in cui possano farsi valere i principi, appunto, di centralità della vita umana e della sua dignità, che appunto il pontefice richiama in questo testo. Grazie. Presidente Flick. Il messaggio di Papa Francesco è abbastanza sconvolgente. Irrompe, rompendo una serie di equilibri, di tradizioni, di consolidamenti, di comode ignoranze in cui continuiamo a stare. E tutt'al più dei problemi che questo discorso propone, quelle pillole, come le chiama lui, di sintesi, sono una sintesi formidabile di tutto il sistema penale, delle sue premesse e delle sue deviazioni patologiche, ci fermiamo soltanto su alcuni aspetti di tipo emergenziale che colpiscono di più. Sovraffollamento come emergenza, l'amnistia come risposta al sovraffollamento. Dico subito, ero stato invitato a partecipare alla marcia che c'è stata il 7 novembre per chiedere, con riferimento all'anno giubilare, un intervento giubilare di amnistia, e ho rifiutato di partecipare per due ragioni. La prima, ero
impedito perché ero a parlare di referendum da un'altra parte, la seconda, e soprattutto che condividevo l'impostazione di quella manifestazione per tre quarti. Sono tuttora convinto della insufficienza dell'amnistia, non solo per le difficoltà istituzionali tecniche, la maggioranza richiesta per un'amnistia in un contesto in cui, come diceva Anastasia, il vento del populismo penale e dell'incitamento alla vendetta spirano esattamente in senso contrario, ma soprattutto perché non credo che siano sufficienti risposte di tipo emergenziale a un qualche cosa che è una profonda crisi strutturale del sistema penale.